partecipazione agli scavi è possibile soltanto per gli studenti che hanno questo tipo di attività nell'ambito del piano didattico. Per partecipare alle campagne di scavo occorre però preliminarmente svolgere una serie di corsi sulla sicurezza, oltre al primo e al secondo modulo in e-learning obbligatori per tutto il personale strutturato e non dell'Ateneo di Bologna. È infatti indispensabile frequentare e superare il corso sulla sicurezza nei cantieri archeologici, caratterizzato da 4 ore di lezione frontale con un test finale. Il superamento del test finale consente anche di prenotare la visita medica, che è il passaggio indispensabile per ottenere il certificato di idoneità alla mansione di archeologo. Certificato di idoneità che conferisce allo studente la possibilità di ottenere l'estensione assicurativa per le attività esterne al dipartimento nel quale il progetto di scavo è incardinato e che dunque permette tanto allo studente quanto al direttore di scavo di lavorare in completa serenità e sicurezza. Le attività di scavo sono fondamentali non solo come completamento della preparazione teorica, naturalmente, per tutti coloro che hanno questo tipo di attività formativa nel piano didattico, ma anche per acquisire una professionalità. Per diventare archeologi è indispensabile realizzare non solo quella attività che è trasferibile, diciamo così, in crediti all'interno della propria carriera universitaria, ma il più alto numero possibile di campagne di scavo. Questo è assolutamente indispensabile se si vuole imparare il mestiere. Tra l'altro, per chi vuole acquisire una figura professionale riconosciuta, è indispensabile svolgere un numero di mesi, corrispondenti attualmente a 12, di attività di scavo complessive. E dunque è fondamentale superare il concetto in base al quale la realizzazione dell'attività di scavo possa essere esclusivamente funzionale al completamento del piano didattico. È funzionale ad apprendere un mestiere. Scavare ti permette di riportare alla luce qualcosa di sepolto e dimenticato e donarlo alla storia. E credo che sia proprio questo amore per la storia e per la ricerca che spinge a partecipare ad uno scavo archeologico e più nello specifico uno scavo archeologico didattico ti permette di mettere alla prova tutte quelle nozioni che sono state apprese esclusivamente sul piano teorico durante le lezioni, che sono state apprese sui libri. Ma uno scavo ti permette di metterle in pratica, di mettere in campo tutto ciò che hai imparato, di metterti alla prova e spero quindi che gran parte degli studenti dell'Ateneo possano partecipare a simili esperienze perché ritengo che siano estremamente formative e professionalizzanti. Che l'archeologia non è solo teoria, ma anche la pratica e mettersi anche in gioco di interagire con altri colleghi, con professori, con ricercatori e quindi diciamo è anche la possibilità non solo della pratica ma anche di teoria e quindi abbina diciamo questi due elementi e penso che questo diciamo è importantissimo per noi che studiamo l'archeologia. Allora io faccio archeologia orientalistica e sono dalla Colombia e quindi diciamo è rinomata la metodologia archeologica che c'è in Italia e questo è evidente almeno per noi diciamo in America Latina ma anche diciamo nel mondo ispanico. Quindi diciamo questa possibilità di trovarmi qui, di imparare un metodo, perché anche questo è importante, la pratica ci offre, l'archeologia ci offre una metodologia. E quindi questo è importante, penso, per coloro che vogliono studiare o fare l'archeologo. E quindi in questo senso penso che l'Italia è uno dei posti migliori al mondo per studiare, nello specifico l'archeologia. E anche perché è un paese in cui ci sono passati tante civiltà e quindi c'è una lunga storia, anche una lunga storia dell'archeologia e quindi questo
diciamo, la rende ancora di più un luogo importantissimo per la pratica e lo studio dell'archeologia.